In questo caldo sabato di fine aprile si decide tutta una stagione per il Bozzi Livorno. Amici sportivi, buonasera da parte di Roberto Macelloni, che sta curando le riprese e che in questo momento sta facendo vedere il folto pubblico che quest'oggi si è dato appuntamento sugli spalti del campo Carlo Montano. E da parte di Fabio Giorgi, che vi parla e che fra breve vi andrà a commentare la partita valida per la 22esima giornata, ultima della regular season del campionato di rugby di Serie A, girone 2, fra il Bozzi Livorno e la Benetton Treviso B. Due squadre neopromosse che hanno giocato una grandissima stagione. La Benetton Treviso B è matematicamente certa del secondo posto, ma per regolamento non potrà salire in A1, laddove c'è già la Lazio, matematicamente prima, quindi certa di accedere anche ai playoff per salire nella Super Ten. La lotta per il secondo posto, utile per andare nel paradiso della Serie A1, riguarda le due squadre toscane, il Bozzi Livorno e il Giunti Firenze, squadre appaiate in gradatoria quota 69 punti, con il vantaggio per quanto riguarda il Bozzi Livorno di poter contare sugli sconti diretti favorevoli, e dunque in caso di successo condito con il bonus quest'oggi, la formazione lavronica sarebbe matematicamente certa del salto di categoria, indipendentemente da quello che combinerà domani, domenica, la formazione del Giunti Firenze sul campo del Cuspadova. Bozzi Livorno che recupera in modo miracoloso Riccardo Squarcini, che ha smaltito in tempo utile il suo problema muscolare alla coscia destra. Per il resto non c'è ovviamente il tallonatore Nitling, che si è operato mercoledì scorso per la frattura del tendine d'Achille della gamba destra, ne avrà per almeno 4 mesi. Poi mancano naturalmente Burani e Derrick Reitz, ma da tempo fermi box per infortunio. È un Bozzi Livorno che poi ripresenta in terza linea Barni. La sua assenza si è avvertita non poco domenica scorsa nella sfortunata trasferta di Noceto. Barni, che era stato stoppato dal giudice sportivo per una settimana dopo il quarto cartellino giallo rimediato in occasione della ultima partita casalinga del Bozzi Livorno qua in casa. Nel frattempo il nostro operatore va a riprendere anche la tribuna e stampa. Dicevo, un Bozzi Livorno che dunque ripresenta Barni in terza linea. Più in generale è una squadra quella di quest'oggi al peso al completo, con tutto che gioca estremo. Alle ali ci sono Don Buba e Ubaldi, ai centri Luca Battagiello e Willy Reitz, ma il mediano di apertura è Riccardo Squarcini, mediano di mischia Lavino Zona. In terza linea ci sono Barni, Enrico Squarcini e Ferrero. La seconda linea è composta da Reyes e Lombardi, la prima linea da Murray e Goti, che sono i piloni, e dal tallonatore che è Bellini. Ovviamente quest'oggi il Bozzi Livorno gioca con la maglia di riserva, la maglia blu, bianco-blu, bianco-verde invece sono i trevigiani della Benetton B. In panchina per la formazione bianco-verde, che peraltro non può contare sull'apporto del tecnico Guglielmo Prima, squalificato e dunque costretto ad assistere a questa gara in tribuna, vanno Bernini, Bullo, Baroni, Gagliardi, Martinucci, Miglianti e Antaciti. La Benetton B risponde con Candiago, Pietro Bon, Rosa, Sartoretto, Angelo Paoletti, Brussolo, Lucchese, Anzer, Bott, Pellizzari, Labuschagne, Sutto, Ceccato, Lupini e Cendron. In panchina a disposizione del tecnico Gianni Zanon ci sono Borsato, Riva, Paoletti, Borghetto, Gerini, Cendron e Bosco. Arbitra la partita il signor Cerci di Colleferro. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, che sarà battuto da Riccardo Squarcini, mediano di apertura biancoverde, che per infortunio aveva saltato la trasferta di Noceto. Ovviamente quando parliamo di biancoverde per quanto riguarda il Bozzi Livorno, che quest'oggi gioca con la tenuta di riserva bianco-blu. Tutto è pronto, batte il calcio d'inizio di Riccardo Squarcini. Primo pallone è per la formazione trevigiana, con il mediano di mischia Lucchese, che può studiare il piazzamento dei compagni. Poi serve l'apertura Brussolo, che spedisce in touche. Prima rimessa laterale di questa partita, ultima giornata, ovviamente il Bozzi Livorno che cercherà di cogliere il massimo, i 5 punti che scattano in caso di successo condito con il bonus. In tal caso sarebbe matematicamente certo del salto di categoria. Ecco Enrico Squarcini, primo saltatore che raccoglie il pallone, con lancio di Bellini che sostituisce Nitling. Poi per quanto riguarda il resto c'è da segnalare l'innesto di
La Vino Zona come mediano di Mischia con spostamento di Will Reitzma come centro, del Bupa gioca all'ala. Ecco la Vino Zona che può controllare il pallone, forse attende troppo Peter l'argentino. E la punizione guadagnata dal Bozzi per il fuorigioco del numero 1 Cendron. Punizione dunque per la formazione labronica, punizione diretta con Riccardo Squarcini che si incarica della battuta, andrà a liberare in touche nel mediano di apertura classe 84, uno dei giocatori del gruppo storico di questa formazione labronica a caccia del secondo salto di categoria consecutivo. Touche per la formazione livornese, stavolta a ridosso dell'area dei 22 avversari. Attenzione che si taglia a fette, sarà importante anche gestire sul piano nervoso la gara al cospetto di una grande realtà qual è questa della Benetton B. A due mani Barni fa suo l'ovale, buone finora le soluzioni trovate in touche e per ora c'è l'in avanti, fischia l'arbitro laziale Cerci, questo in avanti commesso dentro il raggruppamento spontaneo, dunque Mischia ordinata a favore della Benetton B, prima Mischia ordinata in questa gara. Siamo giunti al secondo minuto, 0-0, può introdurre l'ovale lucchese, controlla agevolmente il pallone la formazione trevigiana con il terzo linea centro Ansel, italo sudafricano che prova a ripartire, pulito l'ovale da parte degli avanti ospiti. Pallone molto profondo che giunge dalle parti dell'apertura Brussolo, che apre questo profondo calcio e non ce la fa Cucca a salvare la situazione. Tusce che peraltro sarà per i trevigiani, l'ultimo tocco è stato dello stesso Cook. Si affaccia per la prima volta nella metà campo avversaria la formazione veneta. Tusce che viene battuta dal tallonatore Lupini, figlio d'arte. A due mani fa suo l'ovale Labuschagne, seconda linea sudafricano, anzi seconda linea francese. Ecco la ripartenza da parte di Murray, direttamente da una situazione di Mischia spontanea, dalla vino zona Riccardo Squarcini che prova là solo. Vale ancora a Barni. In avanti di un giocatore trevigiano, sì, quindi la Mischia è a favore del Bozzi. Siamo sempre all'interno della metà campo labronica, ma almeno il Bozzi riconquista il possesso, mantiene anzi il possesso dell'ovale e può usufruire di questa situazione statica, una Mischia ordinata. 4 minuti e 20 all'inizio della partita, 0-0. Seconda Mischia ordinata in questa partita, la prima era stata a favore dei veneti che l'avevano agevolmente controllata. Vediamo appunto questo raggruppamento ordinato, introduce la Vino Zona, controlla il pacchetto labronico con Enrico Squarcini che è servito da Barni, prova a pulire il pallone a Correias.